Ciao a tutti i miei carissimi amici, io sono la serena Stella Matanza e oggi vorrei iniziare salutando Carlo Fusco, un mio carissimo amico. Ciao Carlo e grazie per il sostegno. E adesso iniziamo subito con il leggere il secondo episodio del capitolo 4 e quindi Lilith. Adesso che erano riusciti a dare risposta a molte di quelle domande che erano ancora in sospeso, decisero di andare tutti nel posto in cui Pantera aveva incontrato sia il conte Trevisano che soprattutto Diamante. Così scesero in cantina e oltrepassarono il tunnel e con esso anche la gelosia d'Oriente. E poi si fermarono nell'unico spazio verde che non era stato ricoperto dalle acque cristalline del lago. Sin da subito, sia la dea Ecate che la dea Varuna percepirono nelle profondità di quelle acque qualcosa di esoterico. Così la dea Diana, essendo la dea della vegetazione e della terra, fece germogliare dalla sua mano un frampicante che iniziò a fare sprofondare dolcemente in quelle acque, sia per testare la profondità che soprattutto per perlustrare quella zona inesplorata. Qualcosa però andò storto, ed ella arrivata a poco più di 2000 metri di profondità, fu costretta ad abbandonare il rampicante, perché una forza superiore alla sua la stava risucchiando sott'acqua. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo immergerci se vogliamo perlustrare veramente il fondale di questo lago. Solo che abbiamo bisogno di strumenti adatti. Non possiamo pretendere di trattenere il respiro per oltre 2000 metri di profondità. Disse il dottor Carlo Smith. Il dottor Carlo Smith aveva pienamente ragione. Bisognava escogitare un piano e anche in fretta, perché il tempo non guardava in faccia a nessuno. Ad un certo punto la forza e l'ingegno della dea Ecate trovarono una soluzione seppur rischiosa ed estremamente faticosa. Forse un modo ci sarebbe per arrivare tutti sani e salvi nelle profondità di queste acque. Ma per riuscire in questa missione ho bisogno dell'aiuto del dio Eolo. Il dio Eolo fece un passo in avanti come a voler far intendere di essere già pronto e senza alcuna esitazione. Poi aggiunse, che cosa devo fare? Bisognerà che crei una bolla d'aria attorno a noi affinché possiamo immergerci senza morire soffocati. Sarà poi compito mio far fluttuare la bolla d'aria nella giusta direzione, disse la dea Ecate. L'idea vacillante della dea Ecate affascinò tutti quanti al punto tale che, considerata vincente, fu subito messa in atto. Così il dio Eolo creò un'enorme bolla d'aria al cui interno vi erano i quattro sovrani del tempo, Guido, Pantera, Ecate, Ludorus, Reseverus, Chiona e il dottor Carlo Smith. Rimasero al castello solo Eraclito e il grande drago Occidentalis Marittimus. Nonostante il dio Eolo non dava segni di stanchezza e la dea Ecate riusciva a gestire con maestria il percorso da intraprendere, tutti avevano la paura costante che potesse succedere qualcosa di brutto all'improvviso. Ed effettivamente, in me che non si dica, tutta questa finta quiete fu manomessa da un'energia molto forte. Una luce bianca accecante li costrinse a chiudere gli occhi. La dea Ecate disse subito che erano ancora in tempo per essere teletrasportati al castello. Ma se sarebbero andati oltre, non era in grado di garantire più nulla. Nonostante i rischi e le incertezze a cui andavano incontro, Pantera insistette affinché continuassero questo percorso, sia per fermare la profezia e soprattutto per ritrovare luce, argento e diamante, sani e salvi. Ok, allora faremo a votazione. Se ci sarà anche un solo no, è giusto risalire. Nessuno mai dovrà essere costretto a fare ciò che il proprio cuore non desidera. E soprattutto nessuno mai
dovrà lottare per un ideale a cui non crede veramente. Dette quelle parole, la dea Ecate li chiamò uno ad uno per far sì che ognuno di loro potesse esprimere liberamente il proprio pensiero. Pantera, conosciamo già la tua risposta, ma voglio rifarti la domanda. Dimmi, preferisci tornare in superficie oppure continuare questo viaggio inaspettato? Chiese la dea Ecate. Voglio continuare e spero che anche tutti voi decidiate di fare lo stesso, disse Pantera. Bene, Guido, tocca a te. Cosa vorresti fare? Chiese ancora la dea Ecate. Voglio trovare i miei figli e voglio fermare la profezia, perciò voglio andare avanti, disse Guido. Dette quelle parole, sia Resederus che Chiona si scambiarono sguardi ricchi di amore e complicità. Poi si presero per mano e insieme avanzarono sino a raggiungere Guido e Pantera. Quanto si tratta del sangue del mio sangue, il mio cuore batte all'impazzata, pulsa di vigore ma anche di ardore, brama e trema di rabbia. E la mia anima di lottare mai poi mai si stancherà, perché dinanzi all'ostilità non temorderà, disse Resederus. Le parole di Resederus suscitarono molta ammirazione al punto tale che tutti gli altri, cioè i quattro sovrani del tempo, Ludorus e il dottor Caro Smith, avanzarono l'uno dietro l'altro mostrando la loro prontezza nell'agire con immediatezza, senza nemmeno bisogno di chiedere. A quel punto mancava solo il voto della dea Ecate, che li guardò negli occhi uno ad uno e poi con emozione ed orgoglio disse: «La vera forza non sta nelle braccia di un uomo che solleva pesi enormi, non sta nelle parole taglienti come lame, ma sta nell'amore che si ha dentro nonostante le mille avversità, sta nell'unione che continua dopo una sconfitta». E soprattutto sta nel coraggio di affrontare una paura nonostante tutto quello che ne conseguirà. Sono orgogliosa di fare parte di questo gruppo, o meglio famiglia, e lotterò con voi e per voi sino alla fine, perché preferisco vivere un altro giorno soltanto, ma accanto alle persone che amo, disse la dea Ecate. E così, ottenuto il consenso di tutti, la dea Ecate lasciò che la bolla d'aria venisse risucchiata sempre di più nel fondo del lago. Questa forza o energia era così potente che, in verità, non stava risucchiando solo loro, ma bensì a loro insaputa risucchiò tutto il mondo magico. Era infatti un enorme buco nero, apparso dal nulla, che li fece precipitare a velocità sempre più smisurate. La bolla d'aria a quel punto iniziò a roteare velocemente su se stessa, facendo catapultare tutti coloro che si trovavano al suo interno. Il dio Eolo, in preda al panico e al dolore, perse completamente il controllo della bolla, che si sgretolò facendo diramare tutti in un oblio terrificante. Tutti per qualche istante furono come in uno stato di trance e fluttuarono come sospesi tra due mondi. In quell'arco di tempo e in quello spazio esoterico, anche se non potevano né muoversi né parlare, percepivano una pace che non ha eguali. Il clima era perfettamente mite e tutto quel dolce fluttuare li faceva sentire come cullati. Ma ben presto tutta quella tranquillità armoniosa venne interrotta da qualcosa di inaspettato. L'acqua fredda del lago cristallino li fece tornare tutti alla realtà. Così la dea Diana con la dea Varuna si scambiarono sguardi e gesti complici, e mentre la prima creò con i rampicanti una rete in cui imprigionò momentaneamente tutti, la seconda, invece, essendo la dea delle acque ed essendo anche un'abile nuotatrice, subito e me che non si dica, riportò fuori dall'acqua sani e salvi.
Solo una volta arrivati fuori dall'acqua si resero conto che non erano affatto tornati indietro, ma bensì il buco nero che li aveva risucchiati li aveva teletrasportati in un altro posto, ignara tutti quanti. Ma dove siamo finiti? Che posto è mai questo? Chiese dottor Carlo Smith. La domanda del dottor Carlo Smith non trovò risposta perché tutti erano sorpresi dalla realtà che stavano vivendo. Quel posto a dir poco indecifrabile era come un paesaggio costruito su una tavola quadrata tipo la scacchiera. E le case erano tutte a forma di pedoni, alfieri, cavalli e torri. Continuarono a camminare fino a trovarsi dinanzi a due grandi edifici uniti, uno a forma di re e l'altro a forma di regina, il cui portone era già aperto. Da fuori si intravedeva che il tetto all'interno era ricoperto da tantissime pietre colorate e brillantinose, il che rese quell'ambiente molto magico e luminoso. Non trovate una certa somiglianza tra questo posto e la caverna proibita degli Albatros e Argus? Chiese Reserverus. È vero, anche il soffitto di quella caverna era tutto brillantinoso, ma non avevo capito che fossero pietre colorate, disse Guido. Non sono delle comuni pietre. Sono delle pietre di altissimo valore. Guardate bene là, disse Fiona ed indicò con la mano una pietra. È un diamante. Ha ragione, e guardate là, disse Pantera indicando con la mano un'altra pietra di colore rosso. Quello è un rubino. Tutti a quel punto si misero a guardare con scrupolosità e meraviglia quelle pietre colorate. Un momento. Come si chiamano i ragazzi che sono stati risucchiati nel disco di Cacra? Chiese Ludorus. Secondo la mia conoscenza, essendo che il disco di Cacra è costituito da sette triangoli legati al principio femminile Sakti e sei triangoli legati al principio maschile Siva, i 13 ragazzi dovrebbero essere sette femmine e sette maschi, intervenne la dea Ecate. Infatti sono sette femmine. Gemma, Luce, Dea Kali, Topazio, Ambra, Ametista e Acquamarina. E cinque maschi, Argento, Rubino, Smeraldo, Zaffiro e Cristallo. Ne mancava solo uno prima, ma adesso sappiamo che è diamante, disse Giona. Perfetto, tutto torna. Inoltre ho notato che ognuno di loro porta il nome di una pietra preziosa che stranamente è anche presente, sia in questo posto, che come ci avete appena detto, anche nella caverna proibita. Non so cosa significhi, ma una cosa è certa, è tutto collegato. Ecco perché Black è stato ribattezzato in diamante, disse la dea Ecate. Ma la dea Kali è luce, cosa c'entrano in tutto ciò con i nomi di pietre preziose? Chiese Pantera. Riguardo alla dea Kali, essa rappresenta la luna nera. E come già sapete esiste la pietra di luna. In natura è presente in vari colori, rosa, bianca, gialla, eccetera, eccetera, e anche nera. Quindi non ci resta che scoprire il legame con luce. Conoscete qualche pietra che si chiama in questo modo? Chiese la dea Ecate. Nel frattempo che cercavano invano di trovare dei possibili legami tra il nome luce e qualche pietra preziosa, si addentrarono nell'edificio a forma di regina e una volta che tutti misero piede in quella struttura, la porta alle loro spalle si chiuse, lasciandoli nel buio più totale, come dentro ad una scatola. Per fortuna però si resero subito conto che tutte e quattro le pareti erano piene di geroglifici fosforescenti, ben leggibili anche al buio. Che nessuno si muova, posti come questi sono pieni di trappole. Se ci muoviamo senza una dritta ben precisa, potrebbe succedere qualcosa, disse la dea Ecate subito. Mi sento come dentro ad un film di Indiana Jones, disse il dottor Carlo Smith. Nessuno rise alla battuta del dottor Carlo Smith. A volte sembrava proprio che non si rendesse conto di quanto fosse meno il momento di scherzare.
Secondo me bisognerà far cadere un oggetto così che possiamo scoprire se e dove ci sono trappole, disse Pantera. E se crolla tutto? E poi, qualcuno sa cosa c'è scritto in questi geroglifici? Chiese Midorus. Sono quattro indovinelli. Il primo dice: quale dio egiziano è stato raffigurato come un falco? Non è difficile, è Gio-Horus. So anche come si scrive con i geroglifici, ma temo che appena mi muovo possa succedere qualcosa, disse la dea Ecate. Non abbiamo altra scelta. Il tempo scorre, dobbiamo rischiare, disse Pantera. Anche gli altri erano d'accordo con Pantera. Il tempo stringeva e bisognava trovare una soluzione, seppur rischiosa. Così la dea Ecate fece roteare per terra il cerchio magico, detto anche la ciotola di Ecate, per verificare se ci fossero trappole, e non appena la trottola di Ecate toccò il suolo, le quattro mura di quella stanza iniziarono ad avanzare come a volerli schiacciare. Allora la dea Ecate si affrettò a scrivere nella prima parete Horus, e fortunatamente, essendo la parola giusta, funzionò, e così quella parete smise di avanzare. La dea Ecate a quel punto si spostò dinanzi alla seconda parete, velocemente, e ne lesse il contenuto. Qua dice: esisto solo con la luce, con l'oscurità la mia vita subito finisce. L'ombra, anche questa è fatta, disse Guido. Una volta che la dea Ecate scrisse correttamente anche la seconda parola, si spostò velocemente verso la terza parete. Più ne hai e meno temi, disse la dea Ecate. Il coraggio, rispose subito Ludorus. Perfetto, ci manca adesso solo l'ultima parete. La dea Ecate si posizionò dinanzi all'ultima parete e rimase stupita perché notò che c'era solo un indovinello lunghissimo fatto di geroglifico, ma non c'era modo per scrivere la risposta come nelle altre pareti precedenti. C'è scritto: se lo alimenti, vive. Se gli dai da bere, muore. Non può essere toccato, ma ferisce chi lo tocca. Si muove agilmente attraverso una secca foresta, ma muore su un percorso di montagna. Dove passa, lascia sempre una nera coltre, disse la dea Ecate. Questa è davvero difficile e inoltre non c'è modo per scrivere la risposta, intervenne Pantera. Se c'è un enigma, allora c'è anche una soluzione. Intanto concentriamoci sulla risposta, troveremo anche un modo, disse la dea Ecate. La dea Ecate incoraggiò tutti quanti con le sue parole a tal punto che tutti iniziarono a cercare soluzioni, ma presi dall'agitazione e dalla paura di rimanere schiacciati dalla parete, crearono solo più caos. Così il dottor Caro Smith iniziò a cercare di tranquillizzare gli animi dei suoi amici e soprattutto li invitò a fare silenzio in modo tale che tutti si potessero concentrare al meglio. Ad un tratto, nel silenzio totale, sentì una voce dire: spero di non sbagliarmi, ma essendo il dio del fuoco, credo che si stia parlando proprio di me. Penso che la risposta corretta sia fuoco. Ha ragione, sembrerebbe essere proprio fuoco la parola. Ma se non la possiamo scrivere, allora che si fa? Chiese Re Severus. Dobbiamo dare fuoco a quella parete. Proviamo, a questo punto cosa abbiamo da perdere? Disse subito Pantera. Il dio Efesto così inizia a dare fuoco a quella parete che, man mano che bruciava, lasciava intravedere una fessura. A quel punto Guido si guardò le mani di scatto e, come sperava, vi trovò la chiave dell'opportunità. Allora, veloce come fulmine a ciel sereno, aprì quella porta e liberò così un lungo corridoio che si affrettarono ad imbucare. Una volta giunti al termine del corridoio, si ritrovarono dinanzi ad una stanza rettangolare con un tappeto centrale lunghissimo color rosso vino. Al lato destro di esso vi erano posizionati tutti i 12 ragazzi mascherati e
e con in mano una rosa nera, al cui interno vi era una pietra deggiante al proprio nome. Nel lato sinistro, invece, seduti su comode poltrone, vi erano i Revenant Metalupo Melas. In fondo alla stanza, proprio alla fine del tappeto, vi era invece un trono vuoto. Io sono già stata qua. Questa è la dimora del conte Trevisan, disse subito Pantera. D'un tratto si sentì una risata tonante albeccare nell'aria, la stessa che avevano sentito Guido e gli altri alla caverna proibita. Il conte Trevisano si materializzò davanti a loro nel medesimo modo in cui aveva fatto la sua apparizione alla caverna proibita, facendo unire tanti piccoli Albatros e Arcus, e poi con un sorriso beffardo si avvicinò a Guido. Ti stavamo aspettando. Mancavi solo tu a questa festa, disse con sarcasmo e cattiveria il conte Trevisano. Pronunciate quelle parole, avanzarono i Revenant Metalupo Melas e li accerchiarono. Poi avanzò anche la dea Galì con padronanza e trionfo. Si posizionò accanto al conte Trevisano e pronunciò le parole del suo rituale. Vi vedo. A quel punto tutti i Metalupo Melas si trasformarono in umanoidi e iniziarono ad attaccare tutti quanti. In me che non si dica, si creò un trambusto tale che permise sia al conte Trevisano che alla dea Kali di prendere Guido e portarlo nella stanza con la finestra rotonda insieme ai 12 ragazzi prescelti, che sembravano come essere in uno stato di trance. Tra di loro Guido, oltre a luce d'argento, riconobbe Black dalla rosa con il diamante al suo interno. E così, non potendo alzarsi e abbracciarlo perché era bloccato da catene magiche, iniziò a piangere ed urlare di rabbia sino a che, senza che si rendesse conto, si trasformò nella leggendaria creatura Pegawolf. Nel cielo, nel frattempo, iniziò ad innalzarsi lentamente la luna piena, che una volta che illuminò perfettamente la finestra rotonda, disegnò nel suolo un cerchio perfetto al cui interno fu intrappolato Guido, o meglio, Pegawolf. Subito a seguire, sia la dea Kali che i 12 ragazzi prescelti si posizionarono come tanti automa attorno al perimetro del cerchio lunare. A questo punto la dea Kali pronunciò le parole per iniziare la profezia. Luna piena, luna nera, splendigrante questa sera. Ti doniamo i nostri desideri affinché tu torni come eri. Adesso raccogli la nostra essenza e donaci la tua presenza. Pronunciate quelle parole. Tutte le pietre preziose si innalzarono lasciando cadere per terra le rose nere in cui erano custodite. A seguire si iniziarono ad unire tra di loro sino a formare un violino magico, brillantinoso e colorato come le pietre che lo costituivano. Questo violino iniziò a cadere dolcemente tra le mani di luce che, involontariamente, iniziò a suonare una musica sconosciuta. Il suono di quella melodia misteriosa iniziò a fare scaraventare tutte quelle rose nere su Pegawolf, fino a procurargli delle ferite da cui fuoriusciva del sangue. Sangue che la luna piena assorbiva sino a trasformarsi nella luna nera. Più Pegawolf si indeboliva, più la luna nera diventava forte, sino a che la dormiente Lilith si risvegliò. Ella, la regina oscura, iniziò a scendere dall'alto con un angelo tenebroso, fluttuando nell'aria con quei lunghi capelli rosso sangue e gli occhi color ambra. Si avvicinò a Pegawolf per completare il suo risveglio, ma proprio mentre stava per colpirlo, fece il suo ingresso Pantera e il dottor Carlos Smith. Pantera, senza pensarci due volte, si scaraventò con la sua spada con lo stemma del leone nero,
addosso a quella misteriosa donna. E, a sua sorpresa, capì subito che era mortale e quindi il duello poteva essere alla pari. Così iniziò a colpirla ancora e ancora. Sino a che Lilith, per placare la sua ira, ordinò ai suoi stessi figli di attaccarla e così, nel frattempo, ella avrebbe potuto continuare con lo svolgere della profezia. Fortunatamente, dopo essersi scontrati contro i Metalupo Melas, arrivarono anche la Dea Ecate e tutti gli altri. Non appena la Dea Ecate vide Lilith, rimase immobile, poi esclamò con dispiacere: «Come immaginavo! Vi ricordate che quando Guido ci ha parlato dei tre angeli, Senoi, San Senoi e San Angelov, mi era sorto un terribile dubbio che preferì non raccontare senza avere prove certe per non farmi preoccupare?» chiese la Dea Ecate. «Ebbene», domandò Severus, «questa donna è Lilith, la prima moglie di Adamo, creata da Dio allo stesso modo, e proprio per questo motivo iniziarono a litigare, perché ella non voleva essere trattata come inferiore. Allora Lilith fu bandita dall'Eden e da una costola di Adamo fu creata Eva, la seconda moglie. Lilith a quel punto diventò uno spirito così cattivo che iniziò a punire i bambini. Tre angeli, i cui rispettivi nomi erano Senoi, San Senoi e Semangelov, iniziarono a dare la caccia a questo demone e a proteggere tutti i bambini. Infatti, secondo le leggende, se compare il nome o l'immagine di questi tre angeli accanto ad un bambino, ella non lo potrà toccare», disse la Dea Ecate. «Quelli erano tempi lontani. Adesso non voglio più punire nessun bambino. Voglio solo tornare a regnare ed essere immortale. Affinché ciò sia possibile, mi serve solo un ultimo sacrificio, quello di Pegasus», disse Lilith. Lilith a quel punto chiamò al suo cospetto i Revenants Albatros Albus per creare scompiglio e tenere tutti occupati. Poi incitò la Dea Kali ad uccidere Pegasus perché solo così diventava immortale. La Dea Ecate però lasciò che si occupassero gli altri dei Revenants Albatros Albus e iniziò a combattere contro la Dea Kali. Il dottor Caro Smith invece si accorse che il conte Trevisano di colpo si allontanò e così decise di seguirlo. Ciò gli permise di scoprire non soltanto dove era nascosto l'arco d'argento, ma anche che il conte Trevisano era davvero il conte misterioso che danzò con Pandora durante la festa in maschera. Inoltre gli disse che, se l'oscura regina Lilith tornava a regnare, la sua amata Pandora sarebbe stata riportata in vita. Il dottor Caro Smith aveva qualche dubbio al riguardo, ma per adesso non poteva soffermarsi di chiacchiericci vari. E così tra i due si creò un duello in cui nessuno aveva intenzione di demordere. E presa da tutta quell'ostinazione ad avere la meglio sull'altro, dalle mani del conte Trevisano scivolò la stoffa lunare che avvolgeva l'arco d'argento, fatta da lui stesso per permettergli di poter toccare quell'arma pura. Questo errore gli fu caro al conte Trevisano perché, trovandosi a diretto contatto con l'arco d'argento, il suo corpo, né che non si dica, venne ingenerito. A quel punto, dottor Caro Smith capì subito che quella stoffa doveva essere magica perché la Dea Ecate era stata chiara. Solo colui che ha gli artigli forgiati d'argento potrà toccare un oggetto così puro. Allora, come fulmine a ciel sereno, prese la stoffa lunare, avvolse l'arco d'argento e lo portò agli altri. Trovò i quattro sovrani del tempo più Ludor, Scipione e Severus, intenti a combattere contro i Revenant Albatros Albus. Invece Guido e la Dea Ecate avevano qualche problema a contrastare la Dea Kali, perché, oltre ad essere molto forte, possedeva anche molte braccia.
Per fortuna però la dea Ecate trovò un'altra soluzione per sovrastare la forza della dea Calè. All'insaputa di tutti quanti, ella infatti teneva ancora in serbo per sé un ulteriore potere magico, ossia la trasformazione nella dea Ecate Triodidis. Questa trasformazione consisteva nel dividere il suo corpo in tre parti uguali, quella celeste, quella terrestre e quella marina. La sua forza era minore rispetto a quanto era in un unico corpo, ma in compenso divisa in tre corpi riuscì a tenere ferma la dea Calì, permettendo così a Guido di colpire il centro del suo cuore con la freccia adiacente all'arco d'argento, al fine di purificarla da ogni male e far risvegliare la dormiente dea Durga. E così, non appena la freccia argentata penetrò nel cuore della dea Calì, tutto il suo aspetto cambiò. Adesso era di nuovo una bellissima dea guerriera a cavallo di un leone ruggente. La sua pelle tornò ad essere dorata e i suoi tre occhi dolci e buoni. Lilith si indignò molto per l'accaduto, ma allo stesso tempo sapeva che ormai bastava solo uccidere Pegasus per completare la profezia e così ordinò a tutti i Revenant, Albatros e Albus di eliminarlo. Nonostante erano in minoranza rispetto agli Albatros e Albus, nessuno aveva intenzione di abbandonare Guido alle lingue di Lilith e così, come meglio poterono, cercarono di proteggerlo e proprio mentre la forza e la speranza iniziava a vacillare dentro ognuno di loro, arrivarono in loro aiuto i giganti, l'esercito del dio Mair, il grande drago occidentalis marittimus e tutti i felini bianchi e neri. Il loro contributo fu di fondamentale importanza non soltanto perché gli permise di tenere a bada gli Albatros, Argus e Lilith, ma anche e soprattutto perché gli fece guadagnare tempo che investirono nel tentare di trovare una soluzione. Alla fine la dea Durga si ricordò del rituale per bloccare la profezia in maniera definitiva. Un modo ci sarebbe per porre fine a questa profezia. Occorre che Lilith, l'oscura regina, ripeta le sei sezioni delle 13 poesie di un certo Baudelaire, disse Durga. I fiori del male di Baudelaire. Lo sapevo che c'entravano qualcosa con la strana voglia di luce d'argento. Sin da subito ho trovato un qualcosa che accomuna questa poesia alla rosa nera fatta di 13 petali, che ognuno dei 13 prescelti porta come segno intangibile nel proprio corpo, disse il dottor Carlo Smith. Carol, tu conosci a memoria le sezioni di questa poesia, non è vero? Dici cosa dobbiamo fare, disse subito Guido. Ebbene, questa raccolta di poesie si divide in sei sezioni. La prima, Splenna Ideale, credo proprio non sia caso che tratta anche dell'albatro, ossia un grande uccello maestoso in volo ma goffo sulla terra, e pertanto viene umiliato per il suo aspetto fisico, disse dottor Carlo Smith. Quindi forse dobbiamo umiliare Revenant, Albatros, Albus e Lilith, e soprattutto fargli capire che senza il completamento della profezia sono deboli e mortali, intervenne Fiona. Visto l'aiuto dei nostri amici, e visto che Pantera è riuscita a colpire Lilith più volte, possiamo considerare la prima sezione superata? Chiese Ludorus. Giusta osservazione. Allora andiamo avanti, disse il dottor Carlo Smith. La seconda, Quadri parigini. Il poeta qua presenta al lettore la città di Parigi, ma raffigurata dall'immaginazione allucinata dell'autore. Dobbiamo quindi mostrare alle Lilith immagini brutali e angoscianti come durante un'allucinazione, forse, tipo l'ipnosi regressiva, chiese Pantera. Sì, potrebbe essere. Ottima idea. Andiamo avanti, disse il dottor Carlo Smith. Nella quarta e quinta elogia il vino e il crimine. Considerando che di crimine ce n'è stato abbastanza, credo che bisognerà fare bere a Lilith un calice di vino, disse dottor Carlo Smith.
Almeno ci penserò io, intervenne la dea Ecate. Bene, non ci resta che l'ultima sezione. Qui il poeta rinnega Dio. In un primo momento vede in Satana l'unica salvezza. Successivamente, però, si rende conto che tutto ciò non è affatto vero. Quindi, preso dalla disperazione, vede la morte come unica soluzione al dolore, disse il dottor Carlo Smith. Ok, quindi è come un gettare la salvezza nel male. Ella stessa è stata uno spirito malvagio, quindi, considerando ciò, non ci resta che ucciderla. Solo che mi domando in che modo, chiese la dea Durga. Se analizziamo la scelta del titolo, I fiori del male, forse è semplice. Esso allude con la parola i fiori alla bellezza che solo l'arte sa dare, e con la parola del male al degrado e alla volgarità della società contemporanea. Quindi, secondo me, servirà come arma per uccidere qualcosa di bello ma allo stesso tempo volgare. Una rosa, disse dottor Carlo Smith. Una rosa, chiese Reseverus. La rosa è metafora della donna, il cosiddetto femminino eterno o sacro, che non si riferisce solo a qualcosa di femminile, ma bensì va cercato sia nell'uomo che nella donna. In pratica l'eterno femminino viene inteso come la facoltà e il potere di conoscenza del divino. Comunque, questo è un discorso troppo lungo e noi abbiamo poco tempo a disposizione. Fidatevi di me, la rosa è l'unica arma per uccidere Lilith, disse il dottor Carlo Smith. Ricapitoliamo. Prima dobbiamo ipnotizzare Lilith per mostrargli immagini brutali ed angoscianti. Poi gli faremo bere un calice di vino. Per concludere, la uccideremo conficcando una rosa nera al centro del suo cuore, chiese la dea Durga. Posso anche sbagliarmi, ma credo che il posto più esatto non sia il cuore, ma bensì il ventre, per ricalcare maggiormente il concetto di femminino eterno, disse il dottor Carlo Smith. Tutti si affidarono agli studi e alle conoscenze del dottor Carlo Smith e così Lilith fu legata e ipnotizzata. A seguire la sua mente fu indirizzata a vedere come in uno strato di trance immagini brutali riguardo sia il passato che un futuro fittizio. Lilith, in preda al dispiacere, iniziò a delirare e disidratarsi al punto tale che fu ella stessa a chiedere da bere. Così la dea Ecate colse l'occasione per aiutarla a bere il vino rosso che aveva preparato in un calice proprio per ella. Adesso mancava l'ultimo gesto da fare, il più orribile di tutti, uccidere qualcuno. In un duello può succedere che per legittima difesa accada qualcosa del genere, ma prendere a sangue freddo una creatura dall'aspetto di donna e poi legarla ed ucciderla è davvero inimmaginabile. Purtroppo non avevano altra scelta perché se Lilith non veniva uccisa, a rischiare erano tutti quanti. Così Guido tornò al suo aspetto umano e si prese di coraggio e colpì Lilith al ventre con la rosa nera. Come aveva previsto il dottor Carlo Smith, ella iniziò a morire lentamente. Per il dolore e la rabbia che Lilith provò dentro, iniziò a piangere lacrime di sangue. Tutti per un attimo provarono compassione per ella, ma non potevano fare diversamente, perché era pericolosa e soprattutto disposta a tutto per i propri ideali. Una volta che ella morì, tornarono ad essere liberi, sia i 12 prescelti che Revenant Albatros Albus che furono stati soggiogati. Padre e Guido corsero lacrimante ad abbracciare Diamante, ed egli, in un primo momento, non capì nulla, ma non appena gli fu spiegato tutto nei minimi dettagli, malgrado il dispiacere per la morte del conte Trevisano, che lo aveva cresciuto e accudito come un figlio, si rallegrò per aver ritrovato la sua famiglia.
Anche questo episodio finisce così e con esso tutto il capitolo quarto. Spero tanto che vi sia piaciuto e come sempre grazie per l'attenzione e alla prossima.